Don Venturoni, capogruppo in Consiglio regionale del PDL, oramai inizia a tenere banco la data delle elezioni regionali, elezioni regionali che saranno un po' particolari. Ci sono larghe intese a livello nazionale, ma ci sarà confronto vero e serrato a livello regionale. Ah, sono sicuramente due piani diversi, anche se sicuramente il governo delle larghe intese può stemperare eventualmente questa... Accanimento che spesso ha alla sinistra in, nei confronti del PDL. Io sono convinto che il governo nazionale farà bene. Sicuramente era l'unico governo possibile. Era necessario e Forse per la prima volta in Italia, dopo tanti anni che lo diciamo, possiamo rimettere mano alla Costituzione italiana, che sicuramente va aggiornata: va aggiornata la legge elettorale, va aggiornata soprattutto la spesa pubblica, quel che è il costo della politica e quindi dei vari enti. Io sono, come sempre ho detto, per esempio, nell'abolizione delle province dovremmo andare anche le macro-regioni. li cioè, facciamo se non facciamo delle riforme strutturali vere, i costi della politica non diminuiscono. E quindi credo che questa volta. Eh, questa occasione ci sia e spero che si faccia in fretta, in fretta significa minimo due anni, quindi a mio avviso nei prossimi due anni avremo questo governo, per la fortuna dell'Italia spero. Il problema regionale è diverso, il problema regionale io credo che noi dovremmo andare a un confronto eh, preciso e serrato su quello che è stato il governo Chiodi in questi anni, di qual è stata la storia della politica in Abruzzo. E che prospettiva l'Abruzzo domani con un nuovo governo chiodi? Io dico che i numeri, i fatti dimostreranno e dimostrano che questo governo è stato capace di poter far sì che l'Abruzzo dal fallimento a cui era andato incontro negli anni precedenti, dei governi precedenti, non fallisce più, sta riprendendo. È stata fatta una cura pesante da cavallo soprattutto sui conti della regione, ma soprattutto si sta iniziando finalmente a fare una riforma strutturale della politica regionale e soprattutto, ripeto, di quello che è il costo della politica regionale con la risoluzione di tutti gli enti e anche per rimettere in moto quindi una macchina regionale, amministrativa e eh, politica che permette di poter far sì che questo Abruzzo riesca, esca dalle secche degli anni passati e possa Arrivare ai traguardi che noi tutti ci auguriamo. Silvio Paolucci ha criticato aspramente l'elenco di opere presentato da Gianni Chiodi, 962 milioni di euro di investimenti per l'Abruzzo. Dice: Non è più compito dell'attuale giunta. È proprio così? Beh, giusto per cominciare, se... Eh, ah, se avremo la disponibilità di 960 milioni di euro, sicuramente il merito lo dobbiamo dare a Gianni Chiodi e a questa, questo governo regionale e a questa maggioranza. E quindi di per sé, se siamo una delle poche regioni che possono spendere nei prossimi anni questi soldi, evidentemente qualcuno si è dato da fare perché questi soldi arrivano. Quindi credo che sia più che legittimo questo. Seconda cosa, ci sta poco da criticare. Cioè io credo che si possa criticare quando uno non fa le cose. Criticare quando uno le fa, sinceramente, mi sembra una critica molto, molto sterile. Una cosa è vera, è che l'Abruzzo ormai ha bisogno di investimenti strutturali che da anni non riceve più anche qui perché la politica è stata debole in questi anni qui in Abruzzo, finalmente una politica forte, un Gianni Chiodi che riesce a contare a livello nazionale sta riportando in Abruzzo questi fondi e insieme ad altri che riusciremo a avere, cioè i FAS che finalmente cominciamo a spendere, gli investimenti di cui parlava lei e anche io ci metto i fondi per la costruzione dei nuovi ospedali, che penso che possono dare insieme con la ricostruzione dell'Aquila. Quell'impulso economico per cui l'Abruzzo riparte, risorge. Se voi andate a vedere i dati dell'economia abruzzese, sicuramente sono dati che stanno dando dei segni di ripresa rispetto ad altre regioni, ad altre situazioni nazionali. Ma la cosa fondamentale, ripeto, è che si sono fatte delle leggi e sono fatti degli interventi strutturali, proprio a mio avviso, su quello che è la. Gestione della regione Abruzzo, per cui queste, queste riforme ci porteranno dopo a poter far sì che la macchina cammini. Qualcosa ancora rimane da fare, perché ad esempio eh, abbiamo messo a posto il discorso delle ASE, della sanità, eh, dell'ARSA, dell'APTR, di tutti questi enti Abruzzo Engineering, tutti questi carrozzoni che spesso eh, hanno degli alti costi e poca produttività. Sicuramente ancora uh, un intervento strutturale proprio che ci permette di poter operare meglio sul territorio e far sì che gli imprenditori possano agire meglio è la legge urbanistica che eh, la stiamo rivedendo secondo le nuove normative nazionali, eh, sta in commissione ma è mio, a mio avviso se vedo che nel giro di un mese massimo non... Viene approvata la commissione, la chiamerò direttamente in aula perché io credo che prima dell'estate questo uh, provvedimento lo dobbiamo portare a casa. Così pure il discorso dei trasporti, come voi sapete c'è stato un lungo diciamo, dibattito e confronto con i sindacati, ma credo che ormai la linea di andare a una uh, riunione del, delle società dei trasporti eh, è tracciata. Sarà fatta a step, ma comunque alla fine nel tempo senza creare grossi traumi arriveremo anche a un'azienda unica di trasporti in Abruzzo. 2014, Gianni Chiodi, leader del centrodestra, di un centrodestra unito come ha più volte ribadito Lanfranco Venturoni, sfiderà chi nel centrosinistra? Io non sono uno che ama fare il, il toto candidato. La cosa mi interessa relativamente, cioè io penso che noi dobbiamo pensare a noi. Quello che succede a sinistra ci interessa poco, per me candidato X o Y non cambia il discorso. Il discorso è invece è che noi dobbiamo rafforzarci, ripeto, anche da un punto di vista di strategia politica elettorale, per cui sicuramente Gianni Chiodi a mio avviso deve fare una lista per il Presidente, oltre che il PDL. Molto probabilmente abbiamo anche delle altre liste civiche da mettere in conto, con la nuova legge elettorale tra l'altro sappiamo che i numeri di consiglieri sono diminuiti, quindi la possibilità di riuscire eh, come consigliere regionale è diminuita, la, la percentuale di, eh, di possibilità che ogni partito possa portare nuovi consiglieri in regione, c'è il nuovo Movimento 5 Stelle che sicuramente sottrae eh, nuovi consiglieri sia eh, al PDL che al PD e quindi c'è una nuova geografia, diciamo così, elettorale politica da esaminare, ma se noi andiamo avanti con i risultati, con una strategia concreta, come io ho sempre predicato, a mio avviso i numeri i fatti poi sono superiori alle parole di chi sa vendere molto fumo e sa fare tanti programmi, ma poi nei fatti, insomma, si è visto anche in passato eh, risolvere poco. Io credo che questo governo, questa maggioranza abbia dimostrato al di là della coesione anche fatti concreti che poi penso che il Presidente avrà modo di poterli elencare in questi cinque anni che, di governo regionale.